oncologo Antonio Marfella. Allora, dottore, ci spieghi subito, una serata importante, ci faccia subito un commento. Il commento: mi fa piacere vedere tante persone in piazza, indipendentemente dai partiti. Sono contento di vedere come in realtà in questi territori sta tornando la voglia di partecipazione, ma soprattutto la consapevolezza che è necessario cambiare per riprendere un controllo del territorio e, per quanto mi riguarda, adesso in maniera sempre più evidente anche il controllo della salute. È notizia proprio di oggi che Gomorra non è un libro, come voglio dire, Dante, roba del passato. Oggi hanno trovato a Gricignano il capannone con 200 quintali di rifiuti tossici provenienti dal nord. Quindi è evidente che questi territori hanno dei problemi che la politica fino ad oggi ha coperto. Oggi la cosa bellissima è che siamo per entrare nella storia e nei prossimi giorni presenteremo 35.000 denunce e querele fatte da cittadini di questi territori che hanno deciso di dire basta, non vogliamo più essere governati così, chiediamo giustizia e vogliamo riprenderci il controllo del territorio e della nostra salute. Lei prima sul palco ha parlato di assenza femminile nella politica, secondo lei perché? Io ho notato solo che avete poche liste, mi fa piacere, molti giovani e mi fa piacere, ma scorrendo le liste, indipendentemente dalle liste, ho visto ancora poche donne. Il problema è che le donne, e questo è il messaggio, non che hanno paura, ma la mia esperienza di ambientalista che combatte sul territorio mi ha raccontato in maniera molto chiara che quando le donne scendono in campo i problemi del territorio si risolvono meglio. Le mamme vulcaniche sono quelle che hanno portato e guidato la rivolta al Terzigno. Il mio invito è proprio alle donne di Caserta, perché ce ne stanno tante impegnate, basta pensare a quelle di Taverna del Re. E questi sono territori sul quale è meglio che scendete voi in campo, perché come dappertutto la casa la controlla meglio la donna. Mi sento più tranquillo quando scendono in campo le donne, proprio per il controllo del territorio, che significa il controllo di casa propria. Cosa legge lei negli occhi dei gricignanesi, di questi cittadini? Io vedo, come sempre, questo è un territorio dove c'è stata molto e volutamente copertura sui problemi, non informazione dei problemi. Stasera ancora è uscito fuori in maniera molto chiara che improvvisamente i cittadini stanno scoprendo che siamo stati umiliati per decenni sui rifiuti urbani, quando il vero problema erano i rifiuti industriali, e che sono due cose ben diverse, sia in termini di gestione sia in termini di pagamenti. Cioè, noi abbiamo pagato con le nostre tasse e con la nostra salute lo smaltimento non già dei rifiuti urbani di Napoli, ma dei rifiuti industriali degli evasori di Napoli, di Caserta e di tutta Italia. E improvvisamente queste sono cose tristi da scoprire, soprattutto quando ti accorgi che lo stai pagando con la salute. Quello che mi è dispiaciuto di più è che adesso a fine convegno, purtroppo, e lo so bene perché ce l'ho anche in famiglia, famiglie di Gricignano sono venute a chiedermi aiuto non già per i tumori, ma anche per problemi che prima erano sconosciuti e che invece adesso stanno crescendo in maniera drammatica, come l'autismo. L'autismo è una patologia in grande incremento, particolarmente nelle zone Casapesenna, Casal di Principe e anche Gricignano. Purtroppo non posso dire che sia un problema solo genetico, perché altrimenti non lo avremmo. Noi abbiamo come geni, migliori geni, secondo me, del Mediterraneo. Purtroppo, se accade questo, c'è qualche altro problema che danneggia i nostri figli in maniera tanto grave.